Siamo con Carlo Corezzola di Cribis al Congresso Nazionale dell'ACMI. Oggi il suo intervento si è concentrato sulla situazione dei pagamenti. Qual è la situazione attuale e se ci sono dei miglioramenti? Sì, Cribis, facente parte del gruppo CRIF, si occupa ormai da quasi 20 anni, un'esperienza ormai di 50 anni a livello globale, di esperienza di pagamento, cioè di studiare quelli che sono i comportamenti delle aziende in tema di pagamento verso i propri fornitori. La situazione che abbiamo analizzato in questo convegno di ACMI è un excursus che parte dal 2010 e quindi ormai ha 7 anni di trend. 2010 nel quale le aziende virtuose erano ovviamente molto di più di quelle che sono oggi e quindi chi pagava con gravi ritardi era una fetta risibile del panorama commerciale italiano. Affrontati poi gli anni di crisi, principalmente il 2013, il 14 e il 15, ad oggi vediamo un trend di miglioramento partendo ormai dall'anno 2012, tale per cui c'è ancora una grossa fetta di lavoro da fare, però i pagamenti si stanno ormai sistemando su delle parti buone di mercato, ossia le aziende che pagano oltre scadenza grave, quindi oltre 30 giorni di ritardo rispetto alle scadenze pattuite, stanno calando in maniera sensibile. Di contro le aziende virtuose, cioè che pagano i propri fornitori a scadenza, stanno aumentando i loro livelli, quindi stiamo tornando a una situazione di mercato che speriamo possa essere sempre migliore. Rispetto al resto d'Europa, l'Italia come si posiziona per questa situazione di ritardati pagamenti? Ma rispetto al sud Europa l'Italia è assimilabile ad altri paesi del comparto mediterraneo, quindi somigliante alla Spagna. Il Portogallo e la Grecia vivono per mille ragioni che non sto a sottolineare un periodo difficile. La Spagna e l'Italia però stanno riprendendo vigore, aiutate anche da qualche mossa a livello politico. La convinzione è però che i dati di cui abbiamo ormai fede negli ultimi tempi stanno portando a un miglioramento di quelle che sono le condizioni di pagamento.